questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico twin set composto da smanicato e top che io ho deciso di chiamare Abisso. Per poterla realizzare ho utilizzato due filati, il frescolino della Mondia e il matita dell'Adrian Fill. Con il frescolino ho realizzato l'intero smanicato, con il matita e il frescolino ho realizzato il top alternando due giri del matita con un giro del frescolino, infatti si nota la tonalità più scura. Le spalline ho deciso di fare sempre con il frescolino in modo da richiamare appunto il gilet sopra. Io lo trovo un abbinamento fantastico, però voglio farvi vedere anche altri abbinamenti che potete usare con questi filati, che come sempre trovate disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione. Se siete delle persone che amano molto la tonalità del jeans, quindi indossano molti jeans, molti pantaloncini, io vi consiglio di utilizzare questo colore del frescolino più chiaro abbinandolo a questo più scuro. Io ho deciso di andare sul più scuro perché voglio indossarlo anche sopra delle gonne e dei pantaloncini che ho neri. Altro abbinamento, in realtà altri due abbinamenti che trovo fantastici e ve li voglio mostrare, sono questi due. Guardate che meraviglia! Qui abbiamo il codice 892 con il codice 041, o anche questo, oppure potreste fare questo o questo, quindi vi potete sbizzarrire, ma io trovo fantastico questo tipo di abbinamento per chi ama i colori della terra, ma anche per chi ama i colori del lilla. Ora parliamo del quantitativo. Per poter realizzare il gilet io ho utilizzato 200 grammi, quindi, scusatemi, 150 grammi, quindi 3 gomitoli. Mentre per poter del frescolino, mentre per poter realizzare la canotta ho utilizzato un gomitolo del matita e un gomitolo del frescolino. Ora, se siete una taglia M, per fare lo smanicato vi occorrono 4 gomitoli, quindi 200 grammi. Se siete una taglia LXL, 5 gomitoli. Per poter realizzare invece la canotta taglia M vi occorrono 2 gomitoli del matita e uno solo del frescolino, e invece se siete una taglia L, 2 gomitoli del matita e 2 gomitoli del frescolino. Quindi penso di avervi dato tutte le indicazioni. Altra cosa, io ho sempre solo lavorato con l'uncinetto del numero 4, e ci tengo anche a dirvi che in realtà le spalline, se non vi piacciono così sottili, le potete fare anche un po' più larghe, quello è a vostro gusto. Io ho preferito farle corte, così lo posso indossare anche tranquillamente in spiaggia. Per quanto riguarda il punto, è un punto semplicissimo, è un giro che va sempre ripetuto, quindi veramente semplice. Anche questa volta ho voluto dare più risalto al filato che invece alla lavorazione. Sono tutti e due, si lavorano dal sotto, la maglia è lavorata in tondo, questo è lavorato un unico pezzo che invece poi va separato il dietro dall'avanti, mentre per quanto riguarda il top è un unico pezzo e poi si vanno a fare le spalline, quindi semplicissimo anche per chi è alle prime armi. Detto ciò, io spero che questa creazione vi piaccia, queste due creazioni mi piacciono, che desideriate realizzarlo, e se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro smanicato io ho deciso di utilizzare il filato della Mondial che trovate in offerta sul sito, ossia il frescolino. Il colore che ho scelto io è il colore 899, che è questo blu, però mi vedrete fare il campioncino su quest'altro colore e un altro filato, perché così si può capire, perché questo era troppo scuro. E vi dirò già che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2, a cui poi vanno aggiunte 4 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Lavoreremo un unico pezzo che poi divideremo il dietro dalle due parti avanti. E vi dico anche che io, lavorando con l'uncinetto in numero 4,5, ho montato 96 catenelle per avere una larghezza di circa 67 cm. È uno smanicato, quindi non ho bisogno che mi si chiuda davanti, perché lo devo indossare soprattutto quando vado in spiaggia o comunque durante il giorno, nelle giornate fresche, con un top sotto. Quindi anzi, vi dico già che sto pensando di fare un coordinato abbinato come top, però per adesso concentriamoci sullo smanicato. Quindi dicevo, la lavorazione si andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2, a cui vanno aggiunte 4 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. E siccome io ho montato 96 catenelle, per una taglia M io vi direi di montare almeno 6 motivi in più rispetto a me, anche 7. Per una taglia L andate a montare invece diciamo intorno ai 12-13 motivi in più rispetto a me, perché calcolate che sono solo 2 catenelle, quindi cercate comunque di
di arrivare alla larghezza che desiderate del vostro smanicato. Quindi, come avrete visto all'inizio della diretta, del video dove io vi mostro appunto indossato come l'ho smanicato, se voi lo dovete fare più chiuso, naturalmente, come sempre, prendete la circonferenza dei vostri fianchi. Quindi cercate di avere comunque di mettere almeno 2, 4, 6 motivi in più per lato. I lati sono 3, quindi calcolate MLXL in base a questo. Detto ciò, vi faccio vedere subito quindi il nostro giro. In realtà è un giro solo che va sempre ripetuto, quindi semplicissimo. Voglio dare risalto al filato, al frescolino, perché è bellissimo, quindi non voglio fare un punto complicato, non voglio andare a fare neanche una cosa troppo forata, e andiamo quindi a realizzare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che andremo a fare adesso lo ripetiamo per tutto il giro. Catenella di separazione, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, vado nella maglia alta nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione e ricomincio. Questa volta però rientro nella stessa catenella di base dove ho fatto la maglia alta precedente e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e di nuovo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi si rientra nella stessa catenella, maglia alta non chiusa. Si salta una catenella, si entra nella successiva, maglia alta non chiusa. Si chiudono insieme, catenella, e si ricomincia da capo. E devo fare questo per tutto il giro, quindi entro dentro, vado a fare una maglia alta non chiusa, salto una catenella, maglia alta non chiusa, chiudo insieme, catenella. Quindi, come vi ho detto, semplicissimo, continuo così per tutto il giro. Vi faccio vedere subito come terminare il giro e poi vi faccio vedere come andare a fare sempre questo giro, ma avendo una base diversa, perché non abbiamo più le nostre catenelle di base. Quindi diciamo che il giro che facciamo adesso è quello che faremo per tutto il nostro, per tutta la lunghezza dello smanicato, e io naturalmente vi dirò quante volte l'ho ripetuto. Quindi sto terminando il giro, faccio una catenella, faccio una catenella di separazione, vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta. Vado nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il giro. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il giro che verrà sempre ripetuto. E andiamo a fare questa volta 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, entro tra la maglia alta e il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado tra i 2 gruppi di maglie alte successive, quindi nell'archetto successivo, e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella e ricomincio da capo. Rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione e di nuovo entro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa. Chiudo insieme, catenella e ricomincio da capo. Quindi semplicissimo, davvero un giro semplice, e vedete la lavorazione non è così forata, è molto abbastanza non compatta perché comunque è una creazione estiva, però ho deciso di non farla troppo forata. Adesso voglio terminare il giro per farvi vedere come terminare, quindi vado a fare il mio ultimo gruppo di maglie alte chiuse insieme, quindi entro nell'archetto, vado in quello successivo, maglia alta non chiusa e chiudo le maglie alte. Catenella e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta entrando nella terza catenella e poi si ricomincia da capo. Io adesso continuo, vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere il giro e poi vedremo come dividere la parte dietro dalle 2 parti avanti. Allora, sono arrivata a mettere il mio marcapunti. Io ho ripetuto il giro per ben 35 volte, come vi ho detto la volevo abbastanza lunga il mio smanicato, e adesso ho diviso le 2 parti avanti dalla parte dietro. Per
fare questo io sono andata a contarmi il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e ne ho un totale di 36, quindi ne ho messi scusate di 46, quindi ne ho messi 10 avanti, 10 da questa parte, 10 da questa parte, non contando le 2 maglie alte, quindi contando dal primo gruppo di 2 maglie alte e chiuse insieme, mentre dietro ne ho messi 26. Mi raccomando, per chi deve avere un numero dispari, quello dispari questa volta va messo dietro. Altra cosa, taglia M, taglia L. Per una taglia M io vi consiglio di mettere almeno 2 motivi in più per lato, quindi 12 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e 2 dietro, mentre per le taglie più grandi L mettete almeno 4 motivi in più dietro, avanti per ogni motivo, e almeno 6 dietro. Comunque tenete sempre presente che dietro deve corrispondere la larghezza delle vostre spalle, quindi da qui a qui la larghezza delle vostre spalle, e il resto lo dividete sul davanti. Se avete quello dispari sempre dietro. Detto ciò, io lavorerò sempre lo stesso numero, sempre lo stesso motivo e sempre con lo stesso uncinetto. Voglio solo farvi vedere cosa cambia a fine inizio giro, perché qui abbiamo 2 maglie alte, inizio e fine giro invece per lo scafo faremo soltanto una maglia alta. Quindi io continuo a lavorare normalmente come ho sempre fatto. Ops, scusate, ho spostato la telecamera. Quindi vado sempre a lavorare le mie 3 catenelle e poi maglia alta dove ho la maglia alta, catenella di separazione, e vado sempre a lavorare maglia alta tra le 2 maglie alta non chiusa tra le 2 maglie alte e il gruppo. Vado dopo il gruppo, vado a fare la mia maglia alta non chiusa, chiudo insieme, catenella, rientro nello stesso gruppo, nello stesso archetto, vado poi nell'archetto successivo e faccio sempre le mie maglie alte non chiuse. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al mio marca punti e vi faccio vedere appunto come terminare il giro e come iniziare il successivo. Diciamo che alla fine comunque non cambia tantissimo, solo che invece di terminare iniziare sempre con 2 maglie alte, quando siamo nel lato dello scalfo iniziamo e terminiamo con una sola maglia alta. Io sto arrivando, così non stoppo neanche il video, ecco, mi manca poco. Così ve lo faccio vedere come andare a lavorare. Faccio l'ultimo, il penultimo gruppo, quindi catenella, ed eccomi qua. Quindi sempre vado a fare l'ultimo gruppo, faccio la catenella, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta. Quindi poi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, però questa volta facciamo soltanto 3 catenelle che sono la nostra maglia alta, la catenella di separazione, e poi andiamo a lavorare normalmente il nostro gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme. Mi raccomando, dobbiamo fare questo sia in questa parte avanti che in quest'altra parte, da quest'altra parte e dietro. Naturalmente, dove abbiamo il marcapunti, inizieremo prima con la maglia alta e poi andremo a fare i nostri gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi se iniziamo, terminiamo anche in questo caso con la maglia alta. Quindi dietro avremo inizio e fine giro maglia alta invece che 2. Io naturalmente adesso lavorerò e vi dirò quante volte sono andata a ripetere i giri fino ad arrivare alle spalle. Non voglio fare lo scalfo piccolo, ma uno scalfo largo, quindi farò qualche giro in più rispetto a quello che faccio solitamente, ma naturalmente vi dirò tutto. Andremo poi anche a cucire le 2 parti avanti con la parte dietro, e poi devo ancora decidere se fare una maglietta sfumata con questi colori che ricordano il blu da abbinarci. Eccomi, allora alla fine ho ripetuto il giro per 10 volte. Ho rinunciato a fare la manica troppo larga e lo scalfo troppo largo perché mi accorgevo che poi cadeva troppo male, quindi ho sfilato e alla fine ho fatto uno scalfo normale. Quindi ho fatto 10 volte, ho ripetuto 10 volte il giro. Mi raccomando, taglia ML, taglia M arrivate almeno a 12-13 giri, taglia L arrivate a 15 giri, taglia XL anche a 17 giri. Naturalmente tenete sempre presente che per una taglia S dobbiamo avere dai 14 ai 16 centimetri, per una taglia M dai 16 ai 18-19 centimetri, per una taglia L dai 19-21 centimetri, e così via. Quindi lo smanicato è terminato.
Allora, adesso passiamo a realizzare la nostra maglia, ossia il top che ho deciso di fare sotto lo smanicato. Come potete vedere, questa volta abbiamo due filati perché io alternerò l'Adrian Fill, il matita. Io ho scelto questo colore da abbinare al colore che ho scelto per lo smanicato, però questi sono altri abbinamenti colori che potete fare. Mi piace anche questo. Direi che anche questo non è malvagio, perché comunque anche qui abbiamo una tonalità di jeans. Adoro tantissimo questo, sia con questo qui che con questo qui, ma anche questo con questo, perché abbiamo il marroncino. Quindi vi potete sbizzarrire e fare le combinazioni che volete, che vi piacciono di più. C'è anche il frescolino color nero, quindi se avete quello scelto, quello per lo smanicato. Io là per la matita vi consiglio di utilizzare quello che più vi piace. Andrei sul colore 45 o anche sul colore 42. Detto ciò, quindi io anche in questo caso vi farò vedere un campione. Il motivo sarà lo stesso dello smanicato, solo che io alternerò due giri del matita a un giro del frescolino, quindi in modo tale da avere questa striscia di colore diverso rispetto alle altre due strisce. Però penso che anche in questo caso ve l'avrò già fatto vedere all'inizio del video, quindi sapete già di cosa parlo. Quindi ricordate, qualsiasi combinazione decidete di fare, due gomitoli, cioè due giri, scusatemi, del matita, un giro del frescolino. Per quanto riguarda invece le spalline di questa top, io penso che le farò sempre con lo stesso colore del frescolino, cioè quindi non alternerò quando andrò a fare le spalline, ma lavorerò solo col frescolino, in modo da avere le spalline con lo stesso colore, stessa tonalità, uguale al gilet, in modo tale appunto da avere ancora di più questa combo perfetta tra le due. Detto, vi farò vedere sempre un campione, lavorerò sempre con un cetto nel 4,5. Tenete presente che il matita è un po' più, ma leggermente più spesso del frescolino, quindi io vi dico che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2, e io ho montato 104 catenelle, però non le ho montate con il 4,5, le ho montate con il 5, in modo tale che sotto la lavorazione non mi stringesse. E poi dal primo giro sono andata a lavorare con l'uncinetto del 4,5, qui ho utilizzato direttamente il 4,5 perché comunque è un campione. Quindi dicevo, 104 catenelle, e che mi permettono di ottenere con l'uncinetto il numero 5 una circonferenza di 86 centimetri, che poi iniziando a lavorare con un 104,5 si stringe arrivando a 82 centimetri, che è la mia circonferenza, quindi mi va benissimo. Ora per le taglie più grandi, mi raccomando, essendo solo due catenelle, in questo caso misuratevi la circonferenza, perché qua bisogna mettere almeno sui 5-6 motivi in più per una taglia M, 10 per una taglia L, 15 per una taglia XL. Però misuratevi sempre, in questo caso non tanto la circonferenza del vostro fianchi, ma soprattutto la circonferenza del vostro seno. Certo, se i fianchi sono molto più grandi del seno, in quel caso non vi preoccupate, perché se dovete stringere la lavorazione sul seno andate a utilizzare un uncinetto più piccolo, quindi dal 4,5 passate a lavorare con il 4. Però se avete il seno più abbondante rispetto alla circonferenza fianchi, andate a misurarvi il seno, perché la lavorazione deve aderire bene al seno più che ai fianchi, proprio per via perché facciamo le spalline. Spalline che comunque, come vi farò vedere nel tutorial, potrete fare anche più larghe rispetto a quelle che farò io. Io le voglio sottili, però per una taglia più grande, magari anche per chi ha il seno più grande, preferisco che vuole, capisco che preferisca le spalline più grandi, quindi andate a fare le spalline più grandi. Detto ciò, vi ho riempito di chiacchiere, spostiamo di nuovo tutto. Qui ho un piccolo campione e vi faccio vedere come fare il giro. È lo stesso, solo che si lavora in tondo, e quindi andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella, rientro nello stesso archetto, nella stessa catenella, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, catenella successiva, maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella di separazione, e si ricomincia. Rientro nella stessa catenella e faccio la maglia alta non chiusa. Salto una catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. E le chiudo insieme, catenella di separazione, si ricomincia da capo, e vado a fare questo per tutto il mio primo giro. Il giro sarà un giro che verrà sempre ripetuto, quindi non cambia assolutamente nulla.
e vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi a fare il secondo. Mi raccomando, ricordatevi che io ogni due giri con il matita alternerò un giro con il frescolino, in modo tale che si otterrà questa striscia colorata, tintonita in realtà, perché il frescolino è tintonita, invece la matita è sfumata, dello stesso colore, mentre le altre cambieranno sfumatura. Quindi vado a terminare il giro, vi farò vedere come terminare e come riniziare sempre il giro. Allora, sto per terminare il giro, rientro nella catenella e vado a fare la mia maglia alta non chiusa, prendo il filo, entro nella prima catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Adesso per chiudere il giro non andrò a fare la catenella, entro direttamente nelle due maglie alte chiuse insieme, tiro il filo ed esco e poi tiro il filo ed esco. Questo mi permetterà di rientrare nell'archetto e ricominciare a fare il primo giro. Quindi rientro dentro e vado a fare una maglia bassa e una catenella che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Entro nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, una catenella e ricomincio da capo. Rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa. E le chiudo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia. Rientro nell'archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella e vado a fare questo quindi per tutto il giro. Anche in questo caso vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro. Dobbiamo arrivare ad altezza scalfi e poi vedremo come dividere per poter fare appunto le spalline. Allora sono arrivato al punto di poter fare le spalline. Io ho ripetuto il giro per un totale di 27 volte, ricordandovi sempre che ogni due giri lavorati con il matita ho fatto un giro con il frescolino. Come potete vedere sotto la differenza era quasi invisibile perché il matita era molto scuro, però qua poi si inizia a vedere e lo adoro. Le spalline le farò solamente con il frescolino, quindi farò in modo che sia blu e scuro e quindi comunque richiami la parte di sotto del nostro top. Allora, per quanto riguarda i marcapunti, io sono andata a contarmi le mie gruppi di due maglie alte chiuse insieme. Ne ho un totale di 52 e ho fatto in questa maniera. Ne ho messi naturalmente 26 avanti, 26 dietro, scusatemi, sì, 26 avanti, 26 dietro. Mi raccomando, se avete uno dispari, quello dispari va sul davanti. A questo punto ne ho lasciati liberi 5 gruppi avanti e 5 dietro e sono andata a mettermi un marcapunti. Ho lasciato altri liberi altri due gruppi e sono andata a mettere il secondo marcapunti, stessa cosa anche dietro. Da quest'altra parte stessa cosa, ho lasciato liberi 5 gruppi, ho messo il marcapunto, ho lasciato liberi due gruppi, ho messo il secondo marcapunto, stessa cosa dietro. Allora, per farvi capire un po', io volevo uno scollo non troppo largo sul davanti con le spalline, quindi dai due centrali ci sono circa 22 centimetri, mentre tra il bordo laterale e il primo marcapunto ci sono circa 7 centimetri. Questo mi permetterà di avere qua 14 centimetri liberi e direi che per una taglia M e una taglia L cercate di avere tra lateralmente almeno, io ho 14 centimetri, taglia M almeno 16-17 centimetri, taglia L almeno un 18-19 centimetri e XL 20-21 centimetri, in modo tale che le spalline vi vengano più al centro e non troppo laterali. Quindi calcolato un po' questo più che lo scollo centrale. Detto ciò, adesso vi faccio vedere, andiamo a fare sempre lo stesso punto. Come vi ho detto, lavorerò solamente con il frescolino in modo tale che non si veda poi anche il fatto che ci sono il cambio colore. Voglio che le spalline siano monocolore, quindi mi aggancio dove ho messo il primo marcapunti e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, riprendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro subito dopo i due gruppi di due maglie alte chiuse insieme, vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella e di nuovo rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa,
vado subito dopo al gruppo di 2 maglie alte e dove ho il secondo marco e appunti e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella, rientro e vado a fare una maglia alta. E poi vado a ripetere sempre questo giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Quindi mi giro e di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, entro tra la maglia alta e il gruppo e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado tra i 2 gruppi e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella, rientro tra i 2 gruppi e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nel gruppo successivo e tra la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Catenella, rientro e scusatemi, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. E vado a fare questi giri come vi ho detto fino ad arrivare all'altezza spalla. Io naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto, farò la stessa cosa anche dietro e dalle due altre due parti, dalle altre due parti e in modo tale poi da cucire insieme le due spalline. Allora, ho terminato le spalline, io ho ripetuto il giro 10 volte, poi le ho cucite. Mi raccomando, rispetto alle altre volte che facciamo molti più giri per gli scalfi, per le spalline tenete più basso. Quindi io solitamente quando faccio gli scalfi mi accorgo sempre di fare sui 12-14 giri. 10 giri per le spalline invece vanno più che bene, quindi anche in base a quello tenete sempre presente di fare qualche giro in meno rispetto a quello che fate solitamente. Una volta fatto le spalline le ho cucite, quindi anche questa creazione è terminata.